Doppio appuntamento nel pomeriggio di mercoledì 14 dicembre 2016 presso il Museo Archeologico Nazionale di Napoli, dedicato alla storia napoletana di stampo borbonico. Dopo l'inaugurazione, infatti, della mostra Carlo III e le antichità a cura di Valeria San Paolo, mostra incentrata sulla figura di Carlo III di Borbone come divulgatore delle scoperte della nascente archeologia e che ha visto un collegamento diretto con Madrid e Città del Messico, è stato proposto un grande momento di degustazione per tutti i partecipanti. In particolare, l'evento gastronomico dal titolo Carlo III, il cuoco galante, che ha visto la partecipazione di varie eccellenze territoriali partenopee che hanno proposto le loro opere legate alla tradizione culinaria del periodo borbonico, è il quarto evento della manifestazione alla Tavola dei Borbone. Assessore Nino Daniele, oggi cultura e cibo legati all'era borbonica, alla storia di Napoli. Sì, con credo una giusta e particolare accentuazione di un aspetto del grande regno di Carlo, cioè l'archeologia, perché l'archeologia europea è nata con Carlo di Borbone a Napoli, in particolare con la scoperta di Ercolano prima e di Pompei dopo. Scoperte archeologiche che influenzarono il gusto europeo, un'intera moda culturale si sviluppò in tutta Europa, il neoclassicismo appunto con il riferimento alla classicità ritrovata ad Ercolano e Pompei, e anche ovviamente la cucina, l'enogastronomia hanno un livello di eccellenza al tempo di Carlo, quindi riappropriarci di questa grande eredità è per noi stimolo e forza per affrontare il futuro, sapendo che la cultura e l'arte debbono essere il motore del cambiamento. La proposta gastronomica offerta comprende mozzarella di bufala campana DOP mozzata a mano, fior di ricotta, burrata, affumicato di bufala e provolone di bufala. Si continua poi con la torta rustica alla Cavalcanti con ricotta e uova e salumi all'interno, poi baccalà alla marinata, anch'essa ricetta di Ippolito Cavalcanti, e i dolci graditi ai Borbone, quali la pastiera Maria Teresa, babà Re Sanislao, sfogliatella dell'Ottocento e mostaccioli realizzati con mosto d'uva.